Ciao ragazzi, diamo il nome a questo composto. Prima cosa da fare è individuare la catena più lunga di atomi di carbonio contenente il gruppo funzionale, che in questo caso è il triplo legame. Ora vediamo un po' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, la catena più lunga è proprio questa. Benissimo. Devo assegnare il numero più basso possibile al triplo legame ed è facile perché sicuramente qui è 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9 e 10, bene, quindi avremo un derivato dell'1 decino, benissimo, ora in 9, 9 ci sono due atomi di cloro, quindi di cloro, 8 bromo, poi in 6 e in 5 ho dei sostituenti ramificati, eccoli qua, uno è questo e uno è questo qui, per i sostituenti ramificati noi di solito utilizziamo una nomenclatura tradizionale. Ok? Questi sono uh, a 4 atomi di carbonio, 1 2 3 4 1 2 3 e 4. Abbiamo visto i nomi di questi sostituenti ramificati in un precedente video e nello specifico questo è un tert-butil, mentre invece questo è un isobutil. Bene, allora in 5 ho un isobutil e in 6 ho un terz butil. Vi ricordo anche una cosa molto importante ai fini della nomenclatura. Solo per la I di iso si tiene conto nell'ordine alfabetico, mentre invece la T di terz no, quindi per il terz butil terrò conto solo della B, mentre invece in 5 iso butil devo tener conto della I. Ora diamo il nome al composto. Dunque, partiamo con 8 bromo, poi terz butil, quindi 6 terz butil, poi 9,9 di cloro, e qui sappiamo che è la C che conta, non la D del prefisso D, e infine 5 isobutil, perché si tiene conto della I, e poi 1 decino.